Benvenuti a tutti, io sono Nena. E io sono Bob. E questo è Parliamo Generico, sigla! Siamo qua oggi con due ospiti, ancora il nostro caro Massimiliano Marzocca ed Emanuele Frangione, con cui parleremo di Darknet. Bentornati ragazzi! Ciao, bentrovati! Bentornati. Grazie per l'invito, come sempre. Grazie. E allora, vabbè, principio io, Max, così poi... Principia tu. Ok. Allora, questa volta, ragazzi, vi chiedo io se avete un'idea di che cosa sia Darknet. La Darknet, o cosa siano le Darknet. Se io ho, una piccola idea che probabilmente sarà troppo restrittiva e in parte sbagliata anche, ma è... tutto l'internet di cui le persone semplici che non hanno un'istruzione particolare non hanno accesso, e solitamente è quella parte internet che utilizza la gente... L'osca, diciamo. L'osca, esatto. Tutta la parte non indicizzata, possibile? Sì. Allora, fino adesso abbiamo due risposte giuste. Vai, Bob. Io do quella sbagliata. No, sicuramente anche giusta, perché tanto lo vedremo poi. In realtà Darknet è un termine errato. Mi viene da dire tutta quella parte di internet cifrato. Bene, avete dato tutti e tre risposte giuste, che toccano in realtà i tre veri cardini di quello che comunemente viene chiamato come Darknet, Deep Web o Dark Web. In realtà sono tre cose distinte che però... nel linguaggio colloquiale comune, anche i media, fanno passare come un unico termine, no? Quindi in realtà c'è una sostanziale differenza, seppur le tre cose abbiano sempre qualcosa in comune, come dicevo c'è una sostanziale differenza tra le tre. Partiamo con il Deep Web. Prima Max diceva che Darknet, in realtà il Deep Web, è tutto ciò che non viene indicizzato dai motori di ricerca. Quindi in realtà non è la Darknet a essere tutto ciò che non è indicizzato dai motori di ricerca, ma il Deep Web. Quindi il Deep Web, secondo una sua definizione molto striminzita, è tutto ciò che non viene indicizzato da motori di ricerca come Google, Bing o altri. Ma come ci si è arrivati però ad avere questa sostanziale demarcazione, no, tra i livelli di Google, magari, che indicizza come motore di ricerca miliardi di pagine, e invece il Deep Web? Diciamo ma che questa... viene da farti una domanda, vai, però. Vai, boh. Perché non vengono indicizzati? Non vengono indicizzati perché questo, diciamo, è un po' un retaggio degli anni 90, o meglio, se vogliamo, di quando internet era nato. Per quale motivo? Perché in realtà, anticamente, tanti anni fa, quando si accedeva a un server web, difficilmente si utilizzava il suo nome, per esempio pippopaperino.it, si utilizzava il suo indirizzo IP. Successivamente furono creati, o meglio, furono utilizzati i DNS, che sono dei server che contengono dei record, quindi hanno una tabella, al cui interno associano l'indirizzo IP a un nome. Ora, le pagine... come ad esempio i motori di ricerca, come Google, scusatemi, mi sono confuso, utilizzano degli algoritmi che indicizzano, come il PageRank di Google, i risultati in base a dei calcoli che vengono fatti matematici a monte. Ci sono algoritmi matematici in Google, quindi nel motore di ricerca del PageRank, che associa, come dice la parola stessa, un ranking alle pagine. Ok? Quindi tutto ciò che viene indicizzato da Google sostanzialmente può essere qualcosa di molto diffuso. E nel tempo, da quando sono nati i motori di ricerca ad oggi, tutto ciò che aveva una non indicizzazione, ma aveva solamente magari un indirizzo IP, ovviamente non veniva indicizzato da Google, perché Google si basa anche sul nome dell'indirizzo, sul nome del sito. Tutto ciò che invece è puro indirizzo IP pubblico, ad esempio, pensiamo, se vi è mai capitato, probabilmente a Bob C, di lanciare un server web senza utilizzare un nome DNS, un nome di dominio. Tu per raggiungere quel sito devi puntare solo l'indirizzo IP. Non ha
finché tu non compri un dominio, un'associazione con un nome. Ecco, quindi se la vogliamo striminzire ancora di più, il motivo per cui ad oggi il deep web esiste, o meglio c'è questa differenza tra i motori che indicizzano il deep web, la possiamo ricercare in questa causa. Quindi tutto ciò che non viene indicizzato è perché nel tempo non è stato indicizzato, proprio perché magari si è scelti anche di non voler indicizzare. Se io voglio che il mio sito web non venga indicizzato, molto semplicemente non gli do un nome e lo rendo accessibile puntando solo all'indirizzo, per esempio. È un modo molto semplice di rimanere anonimi, tra virgolette, anche se in realtà ci sono dei piccoli scriptini, tipo i robots di Google, che servono anche a cercare queste informazioni sparse per la rete, però qui si va da un'altra parte. Diciamo che comunque la causa, se così la vogliamo definire, è ricercare del perché c'è questa sostanziale differenza, potremmo addurre tra le tante motivazioni questa qui, che è probabilmente la più semplice. Quindi in realtà avete detto tutti e tre, come dicevo prima, cose giuste. Max, ad esempio, ha dato la definizione di deep web, quindi tutto ciò che non viene normalmente indicizzato da un motore di ricerca. Poi invece prima Bob diceva che le darknet per lui sono reti cifrate. Ecco, qui Bob ci ha azzeccato, perché effettivamente le darknet altro non sono che delle reti cifrate, appunto, per il cui accesso è richiesto un software specifico. Ad esempio, in realtà ho studiato quello che hai detto l'altra volta. Nena, allora non avete studiato voi, ma non ci sto scherzando. La definizione corretta è questa. Quindi le darknet sono delle reti che sono accessibili solamente se si possiedono determinati software che consentono l'accesso. Pensiamo per esempio a Tor. Tor, se ci avete fatto caso, se mai vi è capitato di utilizzarlo, punta a delle pagine che hanno come estensione, anziché il .it, .com, .org, il .onion. Quel .onion stabilisce, o meglio, dice ai programmi che utilizzano Tor, per esempio, che possono essere aperti solo con Tor. Quindi tutte le estensioni di siti web o di indirizzi che terminano in .onion possono essere aperti solamente da Tor. Esistono in realtà tantissime altre reti che sfruttano il principio della cifratura e che vengono definite come darknet. Poi capiremo perché si chiamano darknet. Semplicemente un'altra rete che sfrutta questo principio è la Invisible To-Peer Network, dovrebbe essere, oppure I2P. Questa è una rete che si basa sul peer-to-peer, pensiamo ad esempio a BitTorrent, che sostanzialmente scardina il concetto su cui si fonda, tra virgolette, l'informatica classica, o meglio, delle reti, client server. In realtà tutti possono essere client e tutti possono essere server. Quindi si utilizza un accesso cifrato a questa rete, che è composta da x.000 nodi in cui ognuno è sia client che server di un contenuto. In questo modo funzionano sia da client che da seed. Come funziona? Esattamente, sì. Il principio fondamentale è che non c'è più quella demarcazione netta tra cliente, quindi io, che effettua una richiesta, e il server che mi risponde. Io contemporaneamente anche sono Mule entrato. Gira così per tutte le reti, esatto, come i Mule, tutte le reti per sì, esatto. sono reti che funzionano in questo modo, pari praticamente a pari. Tu prendi il pacchetto e lo reinvii, quindi fai sia da client che da seed. Esatto, in realtà il principio alla base dello scambio peer to peer è che io, quando decido di condividere ad esempio un'enciclopedia, così ci scardiniamo da tutti i copyright possibili, annuncio a determinati server che voglio condividere quell'enciclopedia. Il mio annuncio viene rilanciato nella rete peer-to-peer in modo tale che chiunque cerchi o cerchi quella determinata enciclopedia vedrà tutti i vari seeder che possiedono frammenti o in toto quella parte di enciclopedia. In realtà, quando io non sono l'unico seeder di un documento, tutte le persone che lo cercano possono scaricare una parte da me, una parte da Max, una parte da Bob, una parte da Nena, per arrivare a completare il download scaricando da più fonti. Ecco, in questo si, diciamo, definisce la rete peer-to-peer. Quindi non esiste più il classico client-server, cioè io punto al server di Bob e scarico da lui il contenuto, ma il server di Bob non può essere esso stesso a rilanciare il contenuto a un altro, non può fare da client a un altro. Questo è il concetto alla base del peer-to-peer. Torniamo alla darknet. Perché quindi reti che hanno accessi cifrati si chiamano così? In realtà potrebbero semplicemente essere reti private. No, in realtà si chiamano darknet perché purtroppo, o per fortuna a seconda dei punti di vista,
qualcuno ha ben pensato che potessero essere reti ovviamente protette da accessi non autorizzati o da non invitati in gergo ad accedere a quei contenuti, quindi io sono libero di metterci che cosa voglio, perché tanto finché non c'è qualcuno che viene da me invitato o ha, tra virgolette, la password per accedere a quella determinata rete, non ci può fare nulla semplicemente, quindi deve essere già dentro per vederne i contenuti. E questo ha consentito il proliferare, purtroppo, di ambienti un po' malsani, dove in realtà un po' tanto malsani. E da lì probabilmente che nasce la parola dark, esatto, cioè, esattamente, che si associa alla parte meno pulita, più, esatto, criminosa, diciamo, sì, della, sostanzialmente del, è quello, del web. Sostanzialmente è quello, anche perché queste reti non vengono indicizzate da Google, sono reti che non usano i normali protocolli di cifratura, o meglio, scusate, non usano i normali protocolli di scambio della rete, il TCP/IP. Lo usano su altri livelli, però in generale è come se fossero, qui dico una porcata tra virgolette, ma giusto per rendere l'idea un po' a tutti, è come se fossero delle VPN molto molto grandi, in cui ci sono tantissimi utenti che scambiano tra loro dati di qualsiasi tipo. Purtroppo spesso questi dati non sono leciti, quindi non sono dati che provengono da fonti lecite o addirittura in materiale proibito dalla legge, vietato dalla legge. Pensiamo ad esempio a contenuti pornografici o peggio, pedopornografici. Quindi nelle darknet ci sono questi ambienti a volte malsani che purtroppo danno un'accezione negativa dark alla circostanza. Poi invece ci ricolleghiamo alla definizione che stava dando Nena prima, il dark web, cioè tutto ciò che in realtà il dark web si può intendere come un sottoinsieme del deep web. Il dark web altro non è che l'insieme dei servizi e dei siti web che girano all'interno del deep web. Quindi, in sostanza, se ci ricordiamo di che cosa abbiamo parlato prima, cioè del deep web, per esempio, tutto ciò che non viene indicizzato dai motori di ricerca, e in realtà il dark web è una fusione tra il deep web e la darknet, perché si avvale sia delle reti come Tor, sia dei servizi e dei siti che vengono pubblicati su queste reti, quindi ha una doppia, tra virgolette, funzione. L'uno, utilizzare una rete protetta. Due, utilizzare su questa rete protetta dei servizi. Quindi io posso, ad esempio, in Tor, questi servizi, come già dicevo in una delle precedenti interviste che abbiamo fatto, Tor si avvale dei cosiddetti hidden services, cioè servizi nascosti, per pubblicare contenuti, quindi siti web, posta, spam. Purtroppo, come dicevo, anche il dark web viene utilizzato per scopi non leciti, perché io posso crearmi il mio sito di esposizione di opere d'arte, ma Max, per esempio, può creare il suo sito di vendita di droga. E purtroppo questi siti non sono accessibili da tutti, quindi vengono mascherati, come dicevamo prima, dai motori di ricerca. E sono accessibili solo chi ha, tra virgolette, le capacità per poterci accedere. Quindi diciamo che il dark web è un posto che spesso fa proliferare ambienti poco legali o molto vicini alla criminalità. Pensiamo per esempio a Silk Road. Silk Road è stato uno dei primissimi esempi e grandissimi esempi della potenza che può esercitare il deep web o il dark web all'interno della globalizzazione. Perché Silk Road era un sito di e-commerce di droghe, sostanzialmente, di sostanze stupefacenti, e chiunque poteva pagare, in sostanza, per comprare, per esempio, la marijuana, farsela arrivare a casa anonimamente e utilizzarla senza problemi. Ovviamente, quando il numero di introiti e anche il numero di persone aumentava sempre di più e la gente comprava sempre di più, agli occhi delle autorità statunitensi balzò ovviamente l'attenzione di questo fatto, e quindi con anni di indagini riuscirono a risalire al fondatore di Silk Road e purtroppo per lui a fargli chiudere questa attività illecita e soprattutto a condannarlo all'ergastolo. Quindi diciamo che dietro tutta questa situazione o dietro il dark web si possono celare situazioni di questo tipo. Ovviamente adesso ve l'ho accorciata tantissimo, ma c'è un documentario che, se vi fa piacere, vi linkerò dopo. Lo lasciamo in descrizione. Che parla proprio degli eventi che hanno portato alla creazione e all'idea di Silk Road, che in realtà non era malvagia come cosa, non voleva diventare un mercato di
stupefacenti, ma purtroppo poi è anche diventato quello, e poi all'evoluzione che ha tenuto nel corso del tempo fino purtroppo ad arrivare al suo triste epilogo, che ha comportato un'accusa di ergastolo per il fondatore e l'amministratore. Qui diciamo apro una piccolissima parentesi un po' romantica tra virgolette, prima che fosse arrestato il fondatore di Silk Road, il suo amministratore, quindi l'amministratore di sistema che gestiva tutta l'infrastruttura di Silk Road, utilizzava uno pseudonimo che, se non ricordo male, era Brave Pirate John o Coraggioso Pirata John. L'aneddoto alla base è che sostanzialmente non si è mai riusciti a capire, fino al momento in cui non hanno avuto la certezza che fosse lui, la vera identità di questo Brave Pirate, perché si tramandavano gli accessi, gli amministratori di questa piattaforma tra di loro e nel tempo. Quindi diciamo che c'è sempre stato un passaggio di chiavi tra i vari amministratori. In realtà poi scopriranno gli spettatori del documentario che non sempre è stato così. Quindi il Brave Pirate John era una falsa identità dietro cui si nascondeva anche il vero lecito amministratore di Silk Road, ma anche un'altra persona che, diciamo, propriamente non gestiva correttamente il sito. Quindi diciamo che anche grazie a questa seconda persona che poi Silk Road ha passato un po' di casini che le hanno poi purtroppo portato alla chiusura. Sì, mi ricollego a quello che ha appena detto Emanuele. Se ricordate, durante uno dei nostri primi incontri parlavamo della possibilità che la rete offre di mantenere un anonimato fondamentalmente percepito sia da chi è da questa parte del terminale sia dall'altra, nel senso la percezione di anonimato spesso favorisce, disinibisce anche quelli che sono gli utilizzi fraudolenti della rete. Io sono convinto di non essere mai pescato dalla polizia, per cui magari mi permetto dietro il terminale di fare delle cose che forse di persona farei un po' meno, e il fatto che ci siano stati così tanti elementi coinvolti e un perdurare di un mercato dell'illegalità sia andato avanti per così tanto tempo la dice lunga su questo elemento. Sì, anche perché poi, se non ricordo male, la causa che scatenò in realtà la chiusura di Silk Road non fu neanche tanto il commercio di droga quanto più la minaccia di morte fatta dall'amministratore Brave Pirate John verso uno degli utenti del sito, che mi pare avesse, non ricordo di preciso cosa avesse fatto, però in un certo senso avrebbe tradito l'etica di Silk Road. Quindi l'amministratore Brave Pirate John minacciò di morte questa persona e ingaggiò un hitman, cioè un assassino presente all'interno della rete Tor, comunque di quello che dicevamo prima, della Darknet. E quindi l'FBI, che era già sulle tracce, stava già monitorando le varie chat, il forum, perché erano già anche all'interno del forum di Silk Road, registrarono e captarono questo frammento di conversazione in cui Brave Pirate John aveva assoldato un hitman per ammazzare questa persona. Quindi ora, diciamo, quella immaginiamo, sicuramente non sono persone che hanno la coscienza pulita per quanto riguarda la legalità. Quindi già chi mette su e mantiene un mercato di stupefacenti così ampio per così tanto tempo sicuramente non è uno stinco di santo, però ecco, immaginiamo che da lì a andare a soldare un sicario, minacciare di morte pubblicamente, ce ne corre. Quindi quanto la falsa convinzione di essere protetto dall'anonimato ha disinibito, ha fatto sì che chi appunto gestiva i traffici andasse a ricercare un sicario per uccidere uno dei componenti. Ho miei dubbi, insomma, che dal vivo sarebbe stato così tanto semplice farlo. Ma anche così semplicemente su una versione pubblica, magari, non dico in un sito di vendita di stupefacenti, però se tu, che ne so, su Facebook minacci di morte qualcuno, sicuro due secondi dopo c'è la polizia. Beh, di questi giorni non so se l'avete sentito, no, anche voi, però un paio di giorni tra denunce e mica denunce probabilmente qualcuno viene a bussare alla tua porta. C'è stato il fenomeno, non so se Emanuele vuole dire questo, di Mattarella. Sì, che proprio di questi giorni la notizia che un'indagine dei carabinieri ha portato all'arresto di la denuncia di diverse persone che pubblicamente su Facebook hanno minacciato Presidente della Repubblica. Diciamo, in un anno di indagini, a partire da quest'anno, arrivare indietro al ritroso di un anno,
pubblicamente su Facebook diverse persone hanno minacciato la nostra figura istituzionale che diciamo dovrebbe rappresentare la nostra Repubblica, e quindi hanno proceduto per vie legali e penali nella denuncia di queste persone. Quindi, come diceva Max, pubblicamente sulla rete, diciamo, pubblica, la rete normale, la rete in chiaro, è molto facile essere beccati per reati di questo tipo. Sulla rete invece oscura, o nelle darknet, nel deep web, è molto più difficile. Però anche lì, data comunque la portata che potrebbe avere un commercio di quel tipo, anche la polizia ci fa i suoi giri. Quindi, come diceva Max, è molto difficile che un ambiente di quel tipo su una rete sovrastante come magari quella normale, quella dell'uso quotidiano, possano accadere queste cose con molta più facilità. E immaginiamo anche quanto più difficile sarebbe stato, e non so con non so quanto a cuor leggero quelle stesse persone avrebbero insultato il Presidente della Repubblica se fossero state in faccia a faccia. Quindi lo stesso trovarsi dietro a un terminale, su un portale come Facebook, su un social pubblico come Facebook, probabilmente ha incentivato, anche perché, se non ricordo male, una delle persone arrestate è un docente universitario, quindi non parliamo di gente che non ha istruzione, che non è, esatto, o che non dovrebbe essere stupida, insomma. Esatto. Beh, basti pensare anche forse qualche anno fa quella docente che aveva era stata denunciata perché in classe, non ricordo cosa avesse detto, però comunque aveva minacciato delle pubbliche istituzioni. È successo un annetto fa, forse, o due, se non ricordo male. Quindi i casi di questo tipo sono sempre di più, e purtroppo bisogna comprendere che un'azione fatta su una piattaforma virtuale potrebbe avere conseguenze anche su, nella realtà, come la Blue Whale, di cui già comunque avevamo parlato con Max nelle nostre prime puntate. Che tipo di illegalità c'è nella Darknet? Di qualsiasi tipo, a partire dagli hitman, quindi dai sicari, per arrivare alla pedopornografia, al dispaccio di informazioni riservate, per esempio. Molti gruppi di hackers condividono in queste reti o su queste piattaforme. Diciamo, voi dovete immaginare che tutto ciò che vedete nella rete normale, cioè tutti i servizi tipo Google, tutti i cloud, esistono anche paro paro all'interno delle darknet. Quindi sono un vaso di Pandora dove ci si può trovare veramente di tutto. Potreste trovare, questo è vero, manuali su come fabbricarsi l'LSD. Cioè, nel senso, io per pura curiosità, non che ne faccia uso, non lo ammetto, cioè, ovviamente non ne avrei le competenze per farlo, c'è questo manuale che spiega dalla pagina 1 alla fine, sono tipo 200 pagine, come impostarsi un laboratorio con Beute, tutto ciò che serve per un laboratorio chimico, con le varie reazioni chimiche per crearsi i cartoncini di LSD. Nel senso, adesso immagino che sia stato rimosso, però voglio dire, potete trovare qualsiasi cosa, a partire da... che ne so, la foto del mostro di Loch Ness, che magari a qualcuno, ai complottari, no? Ai complottisti piace tanto, per arrivare, che ne so, anche a materiale riservato. Troveremo foto anche della Terra piatta, allora. Fico. Sicuramente sì. Potremmo trovare, sì, sicuramente foto della Terra piatta. Le prove che ci nascondono nella Terra piatta. Sì. Diciamo, ovviamente i pagamenti sono in Bitcoin, ovviamente tracciabili. I pagamenti avvengono tramite, grazie Max che mi ha dato questa possibilità di fare questo collegamento, tramite le criptovalute, perché sono, diciamo, anch'esse sono generate a partire da una base di formulazione matematica. Quindi il Bitcoin è generato da una formula matematica che quindi ha un numero di computazioni finite ma enorme. Quindi si stima che il Bitcoin dovrebbe essere concluso a livello di calcolo nel 2070 o giù di lì, insomma. Il Bitcoin è una forma di pagamento anonima perché sostanzialmente viene inserito in un portafoglio virtuale, un corrispettivo tra Bitcoin e una moneta reale, e viene poi versato tramite una transazione cifrata verso il ricevente del pagamento. Quindi non ci sarà scritto Emanuele Frangione versa a Massimiliano X mila euro. C'è scritto semplicemente che il corrispettivo della mia transazione in numerico di X cifre ha versato qualcosa, ma non dice quanto, verso, o dice il corrispettivo in Bitcoin, verso il portafoglio virtuale di Max. Il tutto ovviamente su reti che accettano questo genere di pagamenti e utilizzando reti cifrate. Quindi diciamo che è molto difficile riuscire a capire
chi ha fatto cosa, perché si è completamente o quasi anonimi. Anche adesso comunque sono sempre di più le aziende normali che accettano pagamenti in Bitcoin, però ricordiamoci che non tutto quel denaro proviene da fonti lecite, perché ad esempio io posso ricevere un pagamento da Max che si spaccia per una brava persona, magari è un assassino. Quindi è più semplice che... il riciclaggio dei soldi? Anche. Diciamo che tutto ciò che voi potreste immaginare di illegale nelle darknet ci sguazza senza problemi. Ovviamente non è solo questo, cioè le darknet sono anche un posto di condivisione di informazioni che magari non vengono indicizzate. Cioè se io volessi proporre un mio blog che non voglio neanche finisca su Google, posso scegliere di usare l'hidden services di Tor, mettermi sul mio blog e lasciarlo a disposizione di chiunque lo voglia visitare. Quindi non necessariamente c'è qualcosa di illegale. Magari a me non piace stare sotto i riflettori e voglio rivolgermi a un pubblico che sicuramente ha delle competenze specifiche, ha degli interessi specifici e non ha nessun interesse magari a reperire quelle informazioni sulla rete in chiaro. Diciamo, quindi... vai Max, scusami. No, vai, scherzi. Quindi diciamo, le darknet hanno, come sempre, sono uno strumento messo a disposizione... anzi, in realtà è anche errato dire sono uno strumento, sono una conseguenza dell'evoluzione di alcune tecnologie, e anche qui dipende sempre dall'uso che ne vogliamo fare noi. Io ad esempio posso scegliere di mettere su un blog, come ho detto prima, che parla di cucina, per esempio, nessuno me lo vieta, però posso anche scegliere di mettere su un blog che vende proiettili, cucina di anfetamine. Esatto, praticamente sì, facciamo il Masterchef delle anfetamine, esatto, è la stessa cosa. Cioè, quindi dipende, sono i due volti della stessa medaglia. Esatto, sì, hai reso perfettamente quello che io stavo dicendo con un giro enorme, insomma. Quindi, sì. Possiamo dire che il Deep Web e il Dark Web non sono di per sé illegali, ma sono semplicemente delle pagine che non vengono indicizzate, sì, all'interno delle quali molte persone sfruttano l'anonimato, la difficoltà di essere rintracciati per, sì, far trafficare materiale non lecito. E senti, io spesso ho una mia curiosità, sì, come psicoterapeuta, quindi non come tecnico, quando parlo di dark web spesso ne parlo in relazione a quello che è revenge porn, a quello che è la diffusione di immagini, sì, pornografiche, pedopornografiche, anche di furto d'identità, e utilizzo, per darmi un'idea dei numeri, un'immagine che ho trovato in rete di un iceberg, che è quella classica, diciamo, per quanto, ecco, ma è corretta? Nel senso, il rapporto tra pagine indicizzate, sì, e pagine non indicizzate, sì, quello? Il 98% dell'internet è composto sostanzialmente da deep web e dark web. Quindi il 2% di internet, almeno stando a quanto ricordo io, su varie ricerche che avevo fatto anni fa, il 2% di internet corrisponde all'internet indicizzato. Tutto il resto è comprendente deep web, dark web, dark. È a scendere, perché poi ci sono altri livelli accessibili a livello militare o governativo. Diciamo, nel blog ho parlato delle reti militari, ecco, quelle potrebbero includersi all'interno delle darknet. Anche quelle sono reti che comunque sono accessibili solo se si hanno i mezzi per accedere. E lì sotto, più si scende, più si arriva a reti, diciamo, governative o militari. Però non devono essere viste nell'accezione negativa o complottista, semplicemente una rete militare o governativa deve essere inaccessibile, o meglio, poco raggiungibile dall'esterno. Quindi è normale che utilizzino tutto ciò che le tecnologie mettono a disposizione per evitare di accedere. Tutto qui. Però sì, ecco, per rispondere a te Max, è una immagine abbastanza fedele a quelle che sono poi le reali proporzioni e portate delle due facce di internet. Se pensiamo che già è tanto quello che riusciamo a vedere, pensare che è solo il 2% di quello che c'è. Sì, perché diciamo, come dicevamo prima, nel tempo i motori di ricerca hanno scelto di indicizzare quello che la gente cercava, semplicemente. Cioè, la similitudine più semplice che si può fare, oltre al discorso che ho fatto prima, iniziale, è che i motori di ricerca come Google si basano su statistiche, sul page ranking, che in questo caso è l'algoritmo di Google, che quindi va a stabilire quanto una persona stia cercando un determinato contenuto. Più quel contenuto è ricercato, più viene portato in cima. Meno quel contenuto viene cercato, più finisce verso la pagina 100-200 di Google, in sostanza. Ecco, quindi una delle motivazioni che possiamo addurre più semplici per spiegare il fenomeno della poca indicizzazione
del deep web è anche questa. Quindi io non è che cerco tutti i giorni come produrre LSD, come produrre anfetamine, eccetera. Questo magari è una ricerca che di contro viene fatta costantemente nel deep web, per esempio. Quindi se non mi ricordo male, quando abbiamo parlato l'ultima volta, che facevi riferimento alla rete Tor, sì, quindi ovviamente era un allacciamento a questa puntata, sì, giustamente per far vedere la parte buona del deep web, era l'utilizzo da parte, che ne so, del giornalista in, sì, un regime totalitario che controlla tutto, controlla, sì, la stampa, controlla gli accessi, controlla tutto. Questo è un modo per far girare le informazioni, quindi bypassare i blocchi, in modo, sì, da diffondere la verità. Esattamente, sì. Sicuramente tante notizie che stanno uscendo anche, immagino, sul discorso Israele e quant'altro degli ultimissimi giorni, probabilmente usciranno anche da lì. Sì, molto, come dicevi tu Bob, fa il fatto che questa tipologia di reti e di tecnologie consente, se da un lato è uno strumento che si cela e cela, diciamo, attività ai governi, dall'altro è uno strumento che viene utilizzato proprio per bypassare i controlli dei governi. E in questo caso, ad esempio, le reti Tor o qualsiasi altra rete di questo tipo favorisce lo scambio delle libere informazioni. Il progetto Tor nasce anche per questo genere di attività. Tant'è che nel suo manifesto, o meglio, non ricordo se in maniera dichiarata o come commento a posteriori del manifesto del progetto Tor, viene comunque dichiarato che viene utilizzato anche da persone che necessitano di una rete libera per poter uscire dalla censura. Tant'è vero che utilizzare Tor o il browser Tor alla prima configurazione ti chiede se tu vivi alle spalle di un governo che magari applica le censure, per configurare opportunamente la tua rete. Ecco, quindi questo ci fa capire quanto comunque questi strumenti, se da un lato possono essere utilizzati per scopi estremamente illegali, dall'altro possono essere utilizzati per scopi altamente nobili, come il consentire a chiunque o a chi vive in determinate circostanze molto meno democratiche della nostra di poter esprimere e ricevere informazioni. Perché non ci dimentichiamo che, se è vero che io posso anche uscire da una rete che mi censura, posso anche attingere e leggere dall'internet libero. Quindi posso raggiungere, per esempio, quel blog che dicevo prima, che scrivo io magari sulle mie giornate, lo posso rendere disponibile a un povero cinese che magari non può leggersi queste cose. Quindi diciamo che dipende sempre dall'uso che se ne fa di queste tecnologie. Bene. Vi ringraziamo allora. A voi, grazie. Per questo excursus nel web. Grazie a Dark. Sì, sì. E vi ricordiamo a tutti di lasciare mi piace, iscrivervi e accendere la campanellina. Vi ricordiamo che siamo su YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast e Amazon Music. E noi ci vediamo alla prossima. Vi ricordiamo che questa sera ci sarà la prima live per il periodo estivo. Ciao, ciao a tutti. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao.